Vogliamo sapere date precise. È possibile qua che tra senatori onorevoli PD nessuno può chiamare la segreteria tecnica di Renzi e farci sapere quanto firma questo sacrosanto costo? Un collega dell'Abruzzo mi diceva che a Carpineto un altro onorevole ha detto 20 giorni fa che il decreto stava sul tavolo di Renzi. Per firmare un decreto ci vogliono 20 giorni? È una vergogna! Quindi non ci dobbiamo muovere, se no dobbiamo fare notizia. Se noi rompiamo il blocco politico della polizia, andiamo sotto al ministero, forse otterremo qualcosa. Vai Katia! Buongiorno, sono la coordinatrice della Regione Marche. Io vorrei chiedere al Ministero, ad Orlando, che ad ogni interrogazione parlamentare risponde che non vuole disperdere la formazione acquisita, perché se non vuole disperderci di noi non parla nemmeno? Perché non si parla di contratto? Perché non si parla di 230 ore? Vorrei chiedergli perché mi mette sempre davanti questo discorso del concorso, che è legittimo perché lo sancisce la Costituzione. Ma quanto valgono 4 anni di lavoro? Niente? Ma si parla di giuramento allo Stato, si parla di riservatezza dei dati. Esatto, si parla di tutto questo e noi abbiamo sempre lavorato accanto ai dipendenti, fianco a fianco, li abbiamo aiutati e non ci dicono nemmeno grazie. Io non pretendo di... vorrei specificare una cosa. Queste 230 ore e il contratto futuro non devono essere una forma di assistenza sociale, perché noi non siamo 3.000 poveri disoccupati affamati, noi siamo 3.000 lavoratori incazzati e meritiamo di essere rispettati. E poi vorrei chiedere anche un'altra cosa alle ragazze che hanno insinuato di venire qui e spiegarci per quale motivo questo coordinamento non merita fiducia. Allora, io mi chiamo Filomena e vengo dalla procura di Pescara. Io non ho insinuato, non ho ribattuto sul fatto che andassero a parlare del Lazio, come qualcuno ha detto. No, io non penso questo. Io mi appello alla mancanza di chiarezza. A Carpineto qualcuno ha detto il decreto è stato firmato. Qualche giorno dopo, De Angelis dice non è vero, ci hanno detto una stronzata. Qualcun altro ha pubblicato il link del ministero che diceva che era stato firmato il decreto, il MEF aveva firmato. In 9 giorni De Angelis non ha dato una spiegazione. Nonostante sulla chat persone e persone hanno continuato a chiedere l'intervento dei coordinatori nazionali, questa non è chiarezza, assolutamente. Poi questa mattina arriviamo qua e la senatrice ci dice sì, non si erano capiti, è stato firmato, guarda caso lo sapevamo tutti che era stato firmato perché c'era scritto. Sono bloccate anche le mobilità. Non da Renzi, ma il MEF ha firmato. Non c'è la firma di Renzi, ma chi si parlava del MEF? Allora, buongiorno a tutti, sono Angelo Barbarito, non sono un coordinatore, però volevo dire una cosa alla collega, ma non per essere controbattere o essere polemico. Noi in questi giorni a Potenza, davanti alla Regione Basilicata, abbiamo un presidio dei lavoratori in mobilità. E voi sapete tutti quanti che i lavoratori in mobilità sono gran parte di noi, perché io vengo dalla mobilità ordinaria e ora sono passato in deroga. Ok? Allora, non per portare il discorso fuori tema, volevo ricordare a tutti che io credo a quello che stanno dicendo i coordinatori, per il semplice motivo che le mobilità in deroga sono bloccate e gli ordini partono dal Ministero. Il Ministero sta dicendo a tutti.
lavoratori che vanno, che devono andare nella prossima mobilità in deroga, perché questi signori qua stanno bloccando tutto, come stanno bloccando il nostro contratto. Quindi questa è la manovra del governo. Quindi Renzi non è che non sta firmando il contratto rosso, non sta firmando manco le mobilità, capiamoci bene tutti quanti, per questo dobbiamo fare casino, perché questi signori qua se devono dare la mossa, ok? Non per contestare la collega, ripeto, non era per dirle che quello che dice lei non è esatto, però voglio dire che certe manovre partono dal governo e se il governo dà via libera non parte niente. Grazie. Allora, ciao a tutti, io sono Gaetano e lavoro al Tribunale Civile di Roma. Vorrei ricordare a tutti i signori qua presenti che se non fosse stato per i coordinatori che abbiamo noi, Emiliano Viti, De Angelis, noi qua non ci saremmo, avete capito? Perché sono 5 anni che stanno girando per i vari ministeri, per i vari, stanno colloquiando con i politici, non è facile, avete capito? Per cui cerchiamo di portargli rispetto, va bene? E non mettete zizzania, la lotta si fa uniti e tutti quanti assieme. E i quei coordinatori non devono essere contestati, ma vanno omaggiati, ricordatevelo! Io li omaggio e sono grata di quello che fanno, assolutamente. Io dico che sono cambiati, non sono gli stessi che abbiamo conosciuto prima. Piano piano si sono allargati, hanno visto altre cose, assolutamente. Io voglio solo chiarezza. Non rientriamo, dicelo, non rientriamo, punto. Perché questo fatto della firma è stato firmato, non è stato firmato? Come l'abbiamo visto noi, l'hanno visto anche loro che era stato firmato. Allora, scusatemi, non sono un coordinatore neanch'io, però volevo rispondere alla collega. Io sono d'accordo con tutti gli altri, con quelli che dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, perché noi siamo 5 anni che ci stiamo dietro e davvero se non era per loro non mi voglio ripetere, però quello che sta succedendo sul blog in questi giorni non è corretto, perché questa mancanza di informazione è dovuta dalla vostra mancanza di voler sapere le notizie, perché le notizie non si prendono sul blog e voi lo dovreste sapere, basta chiamare il proprio coordinatore regionale che in questi giorni è stato sempre in contatto con Daniele e con tutti i coordinatori di nazionali. Allora non vi siete, si vede che non avete fiducia neanche dei vostri coordinatori regionali. Adesso basta con questa polemica, penso che ormai abbiamo parlato, abbiamo visto, ma chi vuole parlare per altre problematiche e per portare la propria esperienza, non c'è bisogno di sente. Va. Ok. Ciao a tutti. Si sente. Ok, non sto parlando. Ciao a tutti. Io sono il coordinatore di Cagliari, vengo dalla Sardegna. Ho sentito un po' di cose qui. Vorrei innanzitutto fare un passo in avanti, nel senso è controproducente secondo me stare a battibeccare tra noi. La prima cosa che chiediamo tutti è il lavoro, l'abbiamo detto, è stato detto ai coordinatori, dal Veneto alla Calabria, Sicilia, Sardegna. Cerchiamo di essere pratici. I nostri colleghi sono saliti adesso in ministero, noi non ci muoviamo di qui fino a che stamattina non abbiamo una risposta certa e sappiamo il giorno esatto quando rientriamo a lavorare. Primo punto. Secondo punto, noi proseguiamo con la lotta, con le manifestazioni del 25 ottobre e dell'8 novembre. Detto questo, anche i signori devono darci delle risposte, perché io ho assoluta fiducia nei miei coordinatori nazionali, ma qualcuno a Carpineto Romano ci ha detto delle fesserie, perché è venuto lì a farci la passerella, se permettete, esatto. Per cui noi cerchiamo di essere, come dire, un'avvertenza seria, chiediamo il lavoro, però anche gli interlocutori con cui andiamo a relazionarci
Guardate bene, cioè devono dare. Io capisco lo scoramento anche delle colleghe, perché comunque ci stanno prendendo per il culo, diciamolo seriamente, cioè parliamo in italiano. Il problema, esatto, il problema di fondo è che sia il governo Renzi, che come dire, non voglio mettere tutta, fare tutta l'erba a un fascio, ma alcuni deputati del PD sono andati lì a dirci: sì ragazzi, rientrate, ma forse vi fanno il contratto, ecco perché magari la collega. Detto ciò, noi oggi siamo qui, vogliamo il lavoro. Dalla Sardegna vedo che tante facce che non voglio offendere nessuno, però noi siamo i tre più giovani, siamo tutti trentenni. Il problema, no, hanno intervenuto dei colleghi 56 anni, non percepiamo nessuna mobilità, purtroppo ogni mese siamo con i nostri genitori, siamo stanchi tutti quanti, chiedo solo di avere un minimo di fiducia, lo so che è difficile, e niente, grazie a tutti. Allora io volevo soltanto dire qualcosa giusto per riaprire poco poco la parentesi, poco, perché voglio fare un elogio soltanto, un elogio a due persone che per esempio hanno rischiato grosso con una denuncia di finire praticamente messi molto male. Il primo è Gianfranco Necci, che praticamente ha rischiato grosso con una denuncia, e il secondo è Daniele De Angelis. Allora io voglio dire solo una cosa: se non fosse per queste persone qua, la collega, che io non ce l'ho con te, mi devi scusare, assolutamente, però come mai, perché sei venuta qua oggi tu? Se non credi a Daniele De Angelis, se non credi al coordinamento, come mai non, cioè, come mai sei venuta qua oggi a protestare insieme a noi? Noi purtroppo non dobbiamo metterci tra di noi, cioè quando si fa una guerra sono sempre i soldati a morire, ricordati, mai il re, cioè, praticamente. Quindi Daniele ci sta mettendo la faccia in sedere e anche le denunce, chiaramente, ma non so chi di noi avrebbe rischiato quanto Daniele per fare determinate cose, mi devi scusare. Io penso che ognuno di noi è in grado di parlare, di chiacchierare, di consigliare, ma il vero interlocutore di tutta questa movimentazione che oggi è qua è Daniele del coordinamento nazionale, e se mi permetti, io da parte mia e da parte dei miei colleghi di Reggio, che abbiamo fatto praticamente 12 ore di viaggio per essere qua, che gli diamo un sacco di credito, vorremmo fare un applauso e un elogio a Daniele, che fino oggi si è spezzato per noi. Ok, detto questo, io ringrazio tutti, scusatemi. Allora, chi altro vuole parlare? Salve a tutti, sono del Tribunale di Cassino, la coordinatrice. Io volevo dire che io con tutti i miei colleghi di Cassino abbiamo piena fiducia dei nostri quattro collaboratori, coordinatori e soprattutto della funzione pubblica CGL. Siamo pronti a qualsiasi forma di presidio e di lotta, già da oggi, perché sicuramente non vogliamo tornare a casa senza avere qualcosa di concreto in tasca. Questa è la cosa più importante per oggi. Comunque volevo dire che noi, certo, siamo stanchi di fare queste mobilitazioni avanti e indietro, anche perché non tutti abbiamo le possibilità economiche. Ringraziamo spesso la CGL, che comunque ci dà una mano per i viaggi. Però non è che possiamo andare avanti in questo modo. Grazie a tutti. Allora, adesso do la parola a lui, però dopo, siccome stanno adesso parlando col capo di gabinetto, mettiamoci, facciamo un po' di casino, cioè mettiamo tutti insieme con i fischietti e diciamo contratto, vogliamo contratto tutti insieme. Aspetta. Allora, non fa niente. Aspettate un attimo, scusate, do un attimo la parola, noi possiamo stare qui perché se no si carica la polizia là sotto, chiaro? Buongiorno, sono operato Staccagnini, ho operato nel CGATU, su Emiliano, posso solo volerti bene, come voglio bene a te. Perché? Perché in pratica questa è rabbia, è giusto che si scateni, e alcune volte si scatena su persone che
oramai non le sentono più queste cose, perché in pratica io mi sono trovato all'inizio, quando stavamo in provincia, eravamo abbastanza caldi. Quando siamo usciti, gli hanno dato addosso a Emiliano. Emiliano mi ha guardato e mi ha detto, dice, ma che ce l'hanno con me? Io sto a fare gli interessi loro. Per cui c'ha un'anima pulita quel ragazzo. Giuseppe mi ha aiutato direttamente. Daniele l'ho incontrato in altre situazioni. Sono così come li vedete. Non è vero che mi stanno occultando qualcosa. Cioè, loro stanno aspettando la finanziaria. Noi possiamo dare soltanto una mano a loro, che poi faranno i nostri interessi, spingendoli con queste manifestazioni. Io ho 61 anni, io in quest'anno posso andare via, ma voi vi vedo come miei figli. Vedetevi voi pure tra di voi come figli e fratelli, vedrete che vincerete. A noi ci aspettano dentro al CDA, al civile. Perché? Perché stanno con l'acqua alla gola, ma non quelli che lavorano là dentro, alcuni. Io l'ho visti morire, ma direttamente i detenuti, le famiglie, i minorenni. Cioè, noi dobbiamo entrare per fare in modo che questa società diventi molto più giusta. Grazie. Aspetta che c'è, sì, la Monica, devo dire qualcosa. Che stanno fare? Allora, ci ha raggiunto pure Sandro Favi, responsabile giustizia per quanto riguarda il Partito Democratico dei Carceri, che ha seguito, insomma, ci segue ormai dal 2010, quindi conosciamo un po' tutti, è venuto pure a Carpineto, insomma, è sempre presente con noi. E, appunto, mi diceva comunque di aspettare la delegazione che scende, così almeno abbiamo notizie un po' più concrete per discutere quello che sono le nostre iniziative. È chiaro, comunque volevo ribadire per alcuni che non hanno sentito prima o sono arrivati dopo, che è nostra intenzione, l'Unione Precaria Giustizia, Funzione Pubblica CGL, è intenzione di non muoversi se non ha delle risposte concrete dalla piazza. Questo è chiaro, cioè sono saliti i ragazzi a sentire, ma qualsiasi cosa, se non ci sta bene, noi resteremo qua in piazza. Questo deve essere chiaro per tutti. Questa è la nostra risposta che daremo ai signori sopra. Se non ci sta bene che ci riceve, chiameremo pure il ministro, che venga pure lui qua in piazza con noi. Lui ci conosce bene dal 2010, personalmente, insieme al gruppo dei responsabili. L'abbiamo incontrato fin dal 2010, è vero, abbiamo avuto sempre la sua presenza, abbiamo sempre avuto il suo supporto, ma quando abbiamo chiesto come fare, non abbiamo mai avuto risposte. Quindi è la stessa cosa quando io dico, sì, io ti voglio bene ma non lo dimostro. Dobbiamo fare in modo che non ci spostiamo se non abbiamo una certezza, che può essere quella di un contratto di lavoro per il 2015. Questo deve essere chiaro per tutti. Siccome mi hanno chiesto più volte cosa facciamo se, questo faremo. Non ci sposteremo fin quando non avremo una certezza. Qualcuno scettico dice noi faremo notte, io non so scettico, io penso che non faremo solo una notte, lui è abbastanza ottimista, io penso che non ci dobbiamo muovere da qua fin quando effettivamente non abbiamo, ci guardiamo nelle palle degli occhi e diciamo ok, ce ne possiamo andare. È importante questa è la nostra forza, non abbiamo altre forze, non abbiamo altro. Questa è l'unica cosa, l'unica strategia che abbiamo. Questa mattina molti mi hanno chiesto che strategia abbiamo per... Non dobbiamo essere noi a dare le strategie, ma devono essere loro ad avere le strategie, che vengono pagati per fare questo. Vengono pagati soldini, loro hanno un posto di lavoro. Noi siamo soltanto ufficialmente degli invisibili. Vogliamo essere contrattualizzati, vogliamo essere riconosciuti come lavoratori. Questo è il nostro obiettivo. E
Io volevo soltanto dirvi una, cioè fare una precisazione sui discorsi che facevano prima anche gli onorevoli. Non stiamo chiedendo soldi per la nostra contrattualizzazione al MEF. Siccome ci viene detto che la crisi c'è per tutti, per alcuni, non per tutti, per loro non c'è, comunque per la crisi c'è per tutti, che tutti dobbiamo stringere la cinghia, perché l'Italia è un paese che va a rotoli, sempre solo per alcuni e non per tutti, ma vabbè, lasciamo perdere. Parliamo dei soldi del FUG, non del MEF, parliamo di quel fottio di soldi che c'è allo stato attuale nel Fondo Unico Giustizia, dove confluiscano tutti i beni sequestrati alla mafia, le multe e quant'altro. Quindi non ci vengano a dire che non fanno qualcosa perché non ci sono i soldi, ci dovranno dire che non fanno qualcosa perché non lo vogliono fare. Le palle non le dobbiamo ascoltare più e bisogna dosare anche gli applausi. Quando uno se lo merita gli si fa, quando uno dice una stronzata si manda a cagare, va bene? Un'altra cosa soltanto aggiungo, l'altra cosa è che tutte le polemiche ci stanno, ne faccio io, ne ho da fare, come tutti voi, e come per... però in questo momento sono semplicemente mazzate che ci diamo sui cosiddetti. Oggi è importante che siamo uniti tutti senza se e senza ma. Allora salve a tutti, tutte queste cose che abbiamo detto le sappiamo bene, adesso il nostro scopo è quello di presentarci ai signori, quindi tutti insieme, un coro, tutti quanti, vogliamo un contratto, vogliamo un contratto, vogliamo un contratto, vogliamo un contratto, vogliamo tutti insieme, dai! Tutti gli che vuole lavorare, un contratto, più forte, contratto, 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 contrat
Dal secondo lavoro che mi chiamano, basta.